Allora, oggi vedrete una serie di documentari di Beppe che vanno da metà anni 60 ai primissimi 70. Attraversano un po' alcuni dei filoni tematici più frequentati da Beppe, dalla lotta alle varie mafie, oggi vedrete la camorra, a quella del sottosviluppo, ai diritti civili. E le problematiche di arretratezza culturale e civile, l'alienazione, eccetera, eccetera. Qui voi vedrete la città del malessere, che è sul discorso del sottosviluppo. E mi è venuto in mente che questo discorso del sottosviluppo è uno dei temi che sta più nel profondo, nelle urgenze espressive di quest'autore, perché è una cosa che a pensarci bene, a riscorrere bene tutta la sua filmografia fin da ragazzo, e qua che è una città universitaria, questo tema delle cose che si fanno in gioventù credo che sia importante. E lui il tema del sottosviluppo ce l'ha sempre avuto, tanto che il primissimo saggio di fine corso al centro sperimentale, non il primissimo saggio, prima facevano dei piccoli saggi in teatro di posa fra un ciclo di studi e l'altro. Il saggio finale, diciamo, del biennio centro sperimentale nel 59 si chiama La Torraccia ed è proprio ambientato nella baraccopoli che stava a Roma, nella zona dell'Acquedotto Felici, che era sulla Tuscolana ed era a due passi dal centro sperimentale. Quindi già lì c'è il Beppe che non sa chiudersi gli occhi. Lui l'avrà vista chissà quante volte andando al centro sperimentale e subito non si è chiuso gli occhi. E tanto che ha proposto questa cosa che è stata un po' strana, nell'ambito centro sperimentale, però è stata accolta favorevolmente e lui ha costituito questo gruppo di compagni, perché i saggi del centro sperimentale si fanno con i propri compagni, il direttore della fotografia è un compagno, lì aveva Vittorio Storaro come assistente operatore, per esempio, e gli attori sono compagni del corso di recitazione e così via. E per riuscire poi a costruirlo, lui non ha scelto di andare lì con il suo bel copioncino e mettersi a fare i presepini con i suoi compagni, insomma, oppure le grandi studi psicologici e con tutti gli altri intorno, lo sottosviluppo che faceva da scenografia. Ha scelto quello che sceglie un vero documentarista. Anche in quel caso che c'aveva un soggetto, era un racconto vero e proprio, mezz'ora, bravo. E cioè ha cominciato molto prima ad andare lì, lui appena aveva 2 minuti liberi dal centro sperimentale, prendeva, andava e stava lì, si immergeva nella realtà, una realtà per niente facile, che non va edulcorata. Bella tosta che spesso menava chi andava lì, avevano avuto anche delle brutte esperienze, ovviamente, con giornalisti avvoltoi che poi cercavano di fare sensazionalismo. E invece lì ecco la chiave, fin da subito, di quello che poi sarebbe stato Beppe, sia nel documentarismo e anche nel suo film di finzione. Cioè una persona che vede un disagio, lo trova insopportabile, prova una profonda indignazione e cerca con la sua arte, con il suo mestiere, di dare un contributo civile, in quel caso all'emancipazione di quelle persone, o in altri casi alla lotta alla criminalità, in altri alla crescita democratica e civile del paese. E così ha fatto. Ci sono un sacco di episodi buffi che lui raccontava di questo gruppetto, perché quando lui andava personalmente, piano piano, insomma, li ha convinti e anzi, ognuno gli ha raccontato le proprie storie. È stata un'esperienza per lui veramente formativa, che poi gli è servito, poi l'ha portato a essere quello che era. Ma
poi durante le riprese questi figli, insomma, questi figli della borghesia, insomma, che erano gli studenti del centro sperimentale in quegli anni che si trovavano in quel contesto e accadevano anche delle cose buffe, insomma, il direttore della fotografia che cercava di sedare le risse durante le riprese fra alcuni dei personaggi e dei pecorari che erano arrivati con le pecore, insomma, tutta una materia molto viva personalmente anche, non solo filmicamente. Poi il suo esordio è stato anche su questo tema, molto più maturo, ed è Bambini dell'acquedotto. Bambini dell'acquedotto è, mi pare, del 60, dura 11 minuti, ed è più compatto, più stilisticamente costruito, se l'è autoprodotto, chiesto un prestito al padre, così. E tra l'altro l'hanno sempre definite opere pasoliniane. In realtà, se guardiamo le date, non è così. Cioè, Ragazzi di vita, il romanzo era del 55 e Beppe lo ha profondamente amato, uno dei romanzi che più l'hanno entusiasmato all'epoca. Però Accattone è successivo, insomma, sia alla Torace che a Bambini dell'Acquedotto. E invece questi documentari che vedrete voi hanno uno stile assolutamente diverso, cioè lì c'è stato anche proprio un fare delle scelte forti, stilistiche, ideologiche, al passo, diciamo, coi tempi che arrivavano, e rinunciare totalmente al racconto per invece immergersi in uno stile secco, assolutamente forte, con una serie di scelte sia di montaggio che di scelta delle ottiche, eccetera, che andavano esattamente nel senso contrario di quello della continuità del racconto di Siciliano Zavattiniano, andavano invece più in direzione dell'inchiesta, del pamphlet agitprop, del documentario di intervento forte, sociale e politico. Beppe, anche quando parlava di mafia, aveva sempre presente il discorso della struttura economica. In questo è, non so, adesso ne dico una grossa. Beppe era da un lato un profondo cristiano, pur non essendo credente, perché tutta questa voglia sempre anche di risarcire i martiri, è un anelito, insomma, che gli derivava un po' dalla sua educazione, lo diceva lui per primo. E dall'altra, nella lettura economica, politica, eccetera, è insomma, un marxista. Quello che potremmo definire un marxista, insomma, una persona comunque molto attenta ai discorsi economici, strutturali, sovrastrutturali, anche quando parlava di cultura. Ecco, basta. Beh, innanzitutto noi ti ringraziamo per essere venuta sia ieri che oggi a questo omaggio. Per noi, come Associazione Documentaristi Emilia Romagna, Giuseppe Ferrara è un riferimento per la sua modernità, per il suo stile, per il suo impegno politico, ma anche proprio per il suo discorso sulla formazione che lui negli anni poi ha portato avanti con i suoi studenti, con i suoi gruppi, diciamo, informali di formazione. E potete vedere la modernità nel suo linguaggio che ancora oggi ci ispira. Parlavo oggi con Marco Bertozzi, che è comunque uno studioso di cinema, e mi confermava che il suo manuale di regia, che Giuseppe Ferrara ha scritto, è uno dei più importanti ad oggi. Di conseguenza è ancora un punto di riferimento. E vedere poi qui in Cineteca questi lavori così originali, alcuni sono in pellicola, e insomma è un'occasione unica. Ma allora a Napoli c'è la mafia come in Sicilia? Guarda E la camorra è sempre stata la stessa, o c'è una differenza tra la camorra di ieri e quella di oggi? la vecchia camorra tirava di pistola e andava in galera. La nuova camorra non mette solo il pistone e non va in galera.
Poi Beppe ne fece un altro che si chiamava I consultori, e, sull'applicazione della legge 194 in varie zone d'Italia, e già sollevò il problema degli obiettori di coscienza, che in alcune zone d'Italia appunto facevano sì che la legge non potesse essere applicata. E aveva uno stile tutto diverso da questo, più televisivo, più... Questo è proprio... Insomma, alcune cose rasentano l'unheimlich, proprio lo sconvolgente, il non dicibile proprio, anche proprio nel profondo. Però, appunto, si capisce benissimo che questa è una scelta, è proprio la scelta di far vedere ciò che non si vuole vedere. È una scelta che è sostenuta da una forte direzione morale, che poi sta sotto appunto tutta la filmografia di Beppe. Certo non è una scelta jacopettiana, non so se conoscete, in quegli stessi anni andava forte tutto un genere che prendeva nome appunto da Jacopetti, che era un documentarista che andava in Africa e faceva vedere delle crudeltà pazzesche, tra l'altro che rasentavano anche un po' razzismo, perché sotto sotto il sottotesto era che erano dei selvaggi incivili, eccetera eccetera, le popolazioni africane, talvolta addirittura mettendolo in scena. Ecco, quindi diciamo che è tutt'altro tipo di tempra morale che sta dietro a questo tipo di crudeltà, è l'urgenza di far smettere una vera e propria tortura. Infatti ricorda anche stilisticamente altre cose sulla tortura di Beppe, e sempre nel quadro del progresso, insomma, di questa società, dell'andare verso rapporti sociali più accettabili e per un'emancipazione dell'uomo, insomma, e della donna, ovviamente. In questo caso è chiaro. Pasolini era profondamente dentro i pensieri, la cultura, la stima profondissima di Beppe, non c'è dubbio. E però credo che lui in questo documentario abbia percorso altre strade, più che appunto il racconto di vicende umane personali, ha voluto proprio fare più un discorso di inchiesta vero e proprio di documentazione, ecco, proprio documentaristico al 100%. E non a caso si è anche affidato a Franco Ferrarotti per il commento, per la consulenza. Spesso i documentari di Beppe e anche i film si affidano a consulenze di personaggi importanti, insomma, che hanno un ruolo, con cui lui poi spesso discuteva animatamente, non erano così cose solo professionali e basta. Per il sasso in bocca c'è Michele Pantaleone e tanti altri, insomma, importanti. E anche in questo lui va un pochino oltre. I commenti dei documentari di quegli anni spesso hanno anche dei nomi così importanti, però per poi alla fine produrre un prodotto abbastanza conformistico. E certo, riuscire poi a vincere i premi di qualità del Ministero, perché essendoci il nome grande, però per vincere i premi di qualità del Ministero bisognava anche non fare un discorso troppo avanzato politicamente. E quindi era quella un po' la logica del grande nome. Invece anche qui Beppe si mette in un altro senso, cioè un consulente che lo aiuta a fare un commento durissimo e analitico proprio. Una domanda.
domanda, abbiamo visto su 4 lavori, 3 in pellicola e uno in Betacam, probabilmente un riversamento, adesso non sappiamo in quale formato lui l'avesse girato. La città feticcio? In pellicola. Quello dei supermercati, delle automobili, ecco, in pellicola, per cui... Ecco, c'è una netta, diciamo, differenza, perché è sperimentale, vediamo che in qualche modo ha utilizzato anche delle tecniche di negativo, positivo. Ecco, secondo te perché si è lanciato in questo, diciamo, film sperimentale? Ecco? Sì. Beh, la ricerca filmica anche fa parte di Beppe. Bisogna capire lo spessore culturale suo. Cioè Beppe è stato, ha voluto laurearsi in cinema in anni in cui non esisteva nelle università l'insegnamento di storia del cinema. Andò da Roberto Longhi, niente poco di meno, che per lui è stato un vero e proprio maestro, quindi, e voleva che lui diventasse un critico d'arte, perché Beppe ce l'aveva molto profondo l'amore proprio per l'arte figurativa. E Roberto Longhi, come con tante altre persone, è stato un po' quello che Umberto Eco è stato qua a Bologna per noi. Lui a Firenze, in ambito artistico, è stato proprio un professore che sapeva essere maestro. E ti cambiava le visioni delle cose, consigliandoti libri, poi te ne consigliava altri. E con Longhi lui ha fatto un percorso vero, diciamo, di apprendistato, e Longhi poi alla fine ha accettato che lui facesse questa tesi, ed era una tesi sul neorealismo cinematografico italiano, che è stato uno dei primi studi sul neorealismo seri, e addirittura provando anche un minimo di analisi strutturale, anche molto avanzata, tant'è vero che poi è stata anche pubblicata in tantissimi paesi, persino è stata tradotta in russo, e l'ha pubblicata Le Monnier. E quindi lui ce l'ha questa grande retroterra di capacità di analisi artistica. Questa è stata fatta in pellicola, quindi tutti quei popodi procedimenti che oggi sono semplici per noi, li faceva tutti con la pellicola, le stesse truche, il gioco grafico, era molto più complicato all'epoca. E sì, io credo che anche quello l'ha fatto proprio perché faceva parte di lui anche la ricerca artistica fino in fondo. Con questo omaggio chiudiamo per oggi l'omaggio a Giuseppe Ferrara. Avremo un ultimo momento il 30 novembre all'Assemblea Legislativa alle 9.30 di mattina, in Viale Aldo Moro 50, dove ci sarà un intervento di Marco Coppola, di Federico Lacche, e dopo si entrerà nei nuovi media e da legalità contemporanea legata al cyberbullismo e e ad altri interventi multimediali. Grazie Tiziana di essere stata grazie con noi e alla prossima.